al Blue Energy Stadium si gioca Udinese-Genoa, padroni di casa per sistemare la classifica, ospiti per bissare la vittoria con la Roma. Qui Silvestri sbaglia tutto, c'è spazio per Gudmundsson, zona tiro, Gudmundsson, Genoa in vantaggio al 14esimo, un missile di Gudmundsson che si ritrova lì il pallone, carica il destro e non lascia scampo a Marco Silvestri, punita l'Udinese, Genoa in vantaggio al Blue Energy Stadium. Qui Camara si rialza, sposta il pallone, parte il traversone verso Lucca che sfiora solo, poi Lucca pareggia al 23esimo, un flipper in aria che ha riportato il pallone a Lorenzo Lucca che segna il suo primo gol in Serie A Team e permette all'Udinese di pareggiare 1-1. Vasquez, Aps, va sul fondo, si coordina per il cross che parte, colpo di testa cercato da Thursby, rimane lì Gudmundsson, ha raddoppiato il Genoa. Non è gol, è fuori gioco. Cancellata la doppietta di Gudmundsson. Malinowski, lancio lungo da parte dell'ex atalantino a cercare lo scatto di Retegui, è buono il controllo e bravo poi a tenerla Gudmundsson in aria, Gudmundsson punta Christensen, prova la conclusione e trova il gol delle 2-1, questa volta è tutto buono, il Genoa passa in vantaggio, doppietta di Gudmundsson, sarebbero 3 ma uno gli è stato annullato, imprendibile quest'oggi dalla difesa friulana. Si muove intanto Kutlu, eccolo servito Kutlu, pensa al cross, poi invece cerca Gudmundsson che la piazza, Silvestri salva i suoi, poi conclusione di De Winter sul fondo. Vasquez la butta in avanti dove prova ad intervenire Messias che la porta via Perez, Messias in aria, Messias, Silvestri anticipa Puskas. La rincorsa di Samardžić, parte il traversone, pallone a centro, area, colpo di testa e autorete, il pareggio dell'Udinese, 2-2, autorete di Matturro, che anticipa anche Thursby e mette il pallone alle spalle del proprio portiere. Lovric, qui brutto intervento su Messias, rosso diretto per Sandy Lovric che viene allontanato dall'arbitro. Finisce 2-2 tra Udinese e Genoa